Ciao a tutti ragazzi e bentornati al Pianeta Hobby, sono sempre il vostro Merca e oggi siamo qui in un nuovo spacchettamento Pokémon Detective Pikachu ragazzi. Ormai siamo nella serie Detective Pikachu, siamo arrivati alla terza cosa spacchettata, ovvero il fascicolo di Mewtwo Detective Pikachu. Ragazzi, la cosa bella di questo fascicolo è che non era stato spoilerato, infatti quasi nessuno l'ha comprato perché purtroppo è uscito proprio all'ultimo secondo, il giorno prima che usciva tutti i prodotti di Pikachu è stato spoilerato questo qua di Mewtwo, ragazzi, che è veramente cattivissimo. Sembra un Mewtwo vecchio di 90 anni, però è veramente cattivo. Molto particolare, è più o meno la confezione, non è che più o meno, la confezione è identica a quella di Charizard, solamente che a differenza di Charizard abbiamo dentro il nostro bel Mewtwo GX. Che dire, ragazzi? Prima di iniziare, come al solito, vi chiedo di lasciare un bel like e iscrivervi se non l'avete già fatto, ma prima di tutto ancora, sigla. Ok, raga, detto ciò, direi subito andare ad aprire e leggere la bellissima descrizione che mi fa sempre simpatia leggerla qua dietro, perché ogni tanto c'è sempre una parola messa strana che fa un doppio senso abbastanza ambiguo. Quindi andiamo subito a leggere. Non mi ricordo se c'era questo Pikachu in quell'altro, ma non me lo ricordo. Io incomincerò a leggere la parte in alto, poi dopo andiamo a leggere la parte in sotto. Ok, un caso misterioso a Rime City è sospetto è Mewtwo GX. Ah, quindi tutto questo casino è colpo di Mewtwo? Spoiler? Non si sa. Mano alla pipa, allenatore. Cioè, mano alla pipa, ragazzi. Cioè, non si può, cioè, è troppo ambiguo. Un infallibile detective Pokémon è già a caccia di indizi. Entra nello spirito del film Pokémon Detective Pikachu. Con una carta promozionale olografica dalla grande potere di una carta gigante raffigurata al Mewtwo GX. Irrinuncibili in ogni collezione del GC Pokémon. Non è finita qui. Preparati a mettere le mani su quattro speciali busti in espansione Detective Pikachu. Quindi ne abbiamo qua dentro quattro anche qui. E beh, poi c'è la carta Mewtwo, eccetera, eccetera, cose che non ci interessa. Qui dentro abbiamo una carta promozionale olografica di Mewtwo, una carta gigante olografica di Mewtwo, quattro bustine nell'espansione di Detective Pikachu, due bustine nell'espansione di DC, l'altro quello di Charizard c'è dentro in Vasia Scarlatta e Guardiani Nascenti, molto probabilmente saranno le stesse, e una carta codice del Pokémon Online per sbloccare il nostro Mewtwo. Andiamo ad aprirlo, ragazzi. Ovviamente qui l'hanno aperto con la colla, non attaccato, non c'era zip. Questo fa un punto in meno perché, ragazzi, la confezione è veramente bella con tutti questi post-it. Cioè, proprio come se fosse un crimine. E poi mi viene a mettere la colla al posto da zip. Cioè, questo non potevi anche evitarlo di farlo, non ti costava nulla in più. Cosa carina, secondo me, qui possiamo mettere il nome di chi lo vuole ricevere, o anche se potrebbe essere anche un regalo, quindi tanta roba. Ok, ragazzi. Qui abbiamo Mewtwo, come potete vedere le bustine, ma da qui non si vede una mirita. Ok, niente praticamente, non posso dire la parola. Direi subito di andarlo ad aprire. Andiamo ad aprirlo di qua, così lo tiriamo fuori da sotto. Andiamo a togliere tutto, spacchiamo tutto. Spero che il film sia molto divertente, ma in teoria sì, ragazzi. Esce il mese prossimo o fra 2 mesi, non mi ricordo, non ho letto bene. Non mi sono informato benissimo su questa cosa, ma in teoria esce forse fra 2 mesetti, forse. Ok, andiamo a tirare via le solite bustine, le solite cose che abbiamo, che sono pieni. Ormai con questa plastica posso farmi una casa di plastica, una casa di carta, una casa di plastica. Ok, raga, prima di iniziare con le carte abbiamo, come abbiamo letto dietro, abbiamo 4 bustine del Detective Pikachu, molto belle. Poi abbiamo, oh attenzione, sono cambiate 2 bustine, una di ombre infuocate e l'altra di tempesta stellare. Ragazzi, vi chiedo se avete già aperto questa confezione. Non so se l'avete già aperta perché è appena uscita, però se l'avete già aperta, se le bustine erano identiche a queste, non vorrei che ombre infuocate sia sempre fissa e questa la cambino. Perché in quell'altro non c'era in tempesta stellare. Tempesta stellare, secondo me, conviene molto di più perché è più figa, secondo me, rispetto a Guardiani Nascenti, sicuramente. Ok, raga. Andiamo a vedere, ah, ovviamente mi dimentico sempre, quasi sempre, il codicino. Codice molto importante per sbloccare il mitico Mewtwo. Che tra l'altro, andiamo a vedere qua, lo lascio sotto sfondo gigante. E qui abbiamo la nostra carta. Allora, questo Mewtwo, ragazzi, assomiglia tantissimo. Non so se
Avete mai visto quel gatto tutto senza peli? Con tutta la pelle ringrazita? Ok, praticamente lui è identico. È identico, cioè. Allora, oltre che essere vecchio e pure incazzato, nero anche, tra l'altro, molto incazzato, Mewtwo GX 190, psico ovviamente, un'energia psico e una incolore telecinesi, questo attacco infligge 50 danni a uno dei Pokémon dell'avversario. Questi danni non sono influenzati dalla debolezza e dalla resistenza. Quindi fa 50 danni puliti a qualsiasi Pokémon. Sì, a qualsiasi Pokémon del tuo avversario, a uno, quindi puoi scegliere tu, anche in panchina. Poi, Regipulsar con due energie psico e due normali fa 120, il Pokémon del tuo avversario viene confuso addirittura. Psiconova toglie 180, non male, attacco GX, due energie psico e due normali, quindi quando potete fare l'attacco base potete fare anche GX. Durante il prossimo turno del tuo avversario, previene tutti i danni inflitti a questo Pokémon, da qualsiasi attacco, quindi dagli effetti prende il danno, ma dall'attacco normale no, quindi non è male, per un turno praticamente non fate danni praticamente. Non mi dice nulla di che, questa è la promo 196, non male, siamo arrivati a ben 196, poi ci sarà l'altro Green Ninja che sarà, ve lo spoilerò subito, 197, quindi tanta roba. Andiamo a vedere la carta Jumbo gigante, abbiamo Mewtwo GX, 190 punti vita, come al solito, telecinesi, 50 danni a un Pokémon che tu scegli. Regipulsa 120, Pokémon viene confuso e durante il prossimo turno non subisce danno, 180, tanta roba. Ok, mettiamolo a fianco al Charizard, voi non lo vedete ma qua davanti c'ho il Charizard, mettiamo insieme la carta e ora andiamo ad aprire questi bellissimi pacchettini. Allora, io direi di iniziare con ombre infuocate, ti prego, dammi il Charizard Ghost, così sono contento e basta, cioè. Solo con quella carta mi sono ripagato tutta la roba che avevo preso praticamente. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 6, dammi il Charizard Ghost, come no? Mi dà una comune, mi dà. Mannaggia loro. Espur, Morellul, Charmander, Porygon, Meryl, Energia Elettro, Plumeria, Super Recupero, Guzman, raga, non male. Guzman è importantissimo perché nei deck si gioca ovunque. Quindi mi va bene, questa non comune è perfetta, ci sta, mi piace. Entmorph, perché si dice così, reverse, poi abbiamo Pedo, no, non si può dire quella parola, Beware, ok, dorsetto simpatico al Team Rocket. Queste andiamo a metterle qui, ormai siamo pieni. Prossimo pacchettino, raga, Tempesta Astrale. Tempesta Astrale. Tempesta Astrale, cos'è che c'è dentro? Rayquaza? Oddio, volo di memoria. Rayquaza, però... Oh, non ho trovato... Cioè, guarda che sto spaccando tutto, raga. Ma non sto trovando nulla, cioè in tutti i pacchetti che ho aperto non ho trovato neanche una GX. Spinarak, Slowpoke. Sì, vabbè, non ho letto malissimo il nome, però va bene ragazzi, voletemi bene lo stesso. Bagon Reverse e Claydol. Va bene, fa niente dai, ci accontentiamo delle bustine di Detective Pikachu. Andiamo ad aprire ragazzi, dai, datemi le tre carte che mi mancano per la serie. E quindi siamo tutti più contenti. Almeno questo. Dammi la soddisfazione di trovare le carte che mi mancano. Allora, abbiamo Morellul, Snubbull, Magikarp e... Lo dico! Lo dico! Bellissimo! Ragazzi, la scena di quando c'è Ludicolo al bar mi ha fatto morire dal ridere. Mi ha fatto morire dal ridere quando incomincia a urlare Lo dico! Vi giuro, raga, è bellissima quella scena. L'ho vista tipo 5-6 volte perché stavo morendo dalle risate. Prossimo pack, raga, è una carta che abbiamo già trovato. Ce ne mancano due, che sicuramente uno è un Greninja, ma l'altra non mi ricordo qual è. Vi giuro che non voto di memoria, non mi ricordo cos'è. Psyduck, Morellul, Snubbull e... Vabbè, un altro Mewtwo. Vabbè, dai, Mewtwo. Non ci lamentiamo, Mewtwo. Molto difficile trovare Mewtwo, eh? Tanta roba. Non ci lamentiamo. Abbiamo un bellissimo Jigglypuff. Magikarp, Morellule, un altro Charizard ragazzi, un altro Charizard, non male, non male, non male, tanta tanta roba, però a me mi manca una carta, lo vogliamo capire questo? E non è il Charizard a trovarlo doppio, Charmander, Morellule, Detective Pikachu, un altro Detective Pikachu, bene. Ok ragazzi, questa. Lo spacchettamento era questo. Che dire? Collezione di Mewtwo
molto carina. Come potete vedere qua, questo Mewtwo è... Non so se si giocherà mai nella vita. Se si gioca, mi spiace per chi lo vuole giocare, perché secondo me è brutto, mi fa è inquietante vederlo giocarlo. Quindi non lo so, ragazzi. Spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un bel like, iscrivetevi. E noi ci vediamo al prossimo spacchettamento Pikachu, ovvero andremo ad aprire quello di Grey Ninja, che tra l'altro si apre così. Che figo. Quindi non mancate. Beh, raga.